Problemi 9 e 10. Una macchina si schianta contro un muro a 60 km/h. L'urto è lo stesso che si avrebbe se la macchina cadesse al suolo da ferma. Da quale altezza? Stesso problema se la macchina urta frontalmente un'altra che va a 50 km/h. Questa è la situazione, la macchina si scontra contro un muro. È come se cadesse da un'altezza H, in modo che al termine della caduta impatta il terreno a 60 km/h. Quindi la condizione da rispettare è che la velocità d'impatto sia la stessa sia a terra, la stessa che prima la macchina faceva contro il muro. Quindi dobbiamo riconoscere il tipo di movimento. Qui era un moto rettilineo uniforme, qua invece è un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione di gravità G. Scriviamo quindi le due formule: partenza da ferma, quindi non c'è V0, l'incognita è delta S, da quale altezza, cioè lo spazio percorso, però vediamo che ci manca il tempo, questo è il tempo di volo, il tempo di caduta, che ricaviamo dalla seconda formula, sapendo appunto che la velocità d'impatto, velocità finale, è 60 km/h, che corrisponde a 16,7 periodico metri al secondo. Quindi ricaviamo questo tempo di caduta con la formula inversa, V su G. V su G sono 1,70 secondi, andiamo a sostituire nell'altra formula, facciamo il quadrato e troviamo delta S, 14 metri, sono circa 4 piani, quindi una macchina che urta a 60 km/h sembra che urta piano, ma in realtà è come se cadesse da 14 metri d'altezza, quindi dal quarto piano di un palazzo. Quindi l'urto è come se la macchina urtasse terra cadendo dal quarto piano di un palazzo. Se poi invece urta un'altra macchina che va a 50 km/h, allora la somma delle due velocità è 110. Dal punto di vista di una delle due macchine, qualunque, sia la A che la B, è come se l'altra macchina le andasse incontro a 110 km/h. Rifacendo esattamente gli stessi calcoli, soltanto ponendo la velocità d'impatto non più 60 ma 110 km/h, velocità che corrisponde a 30,6 metri al secondo, otteniamo come se la macchina cadesse da un'altezza di quasi 50 metri, che sono circa 14 piani. Per risolvere questo secondo problema, che sarebbe il numero 10, ho utilizzato un procedimento leggermente diverso. Potevo utilizzare tranquillamente lo stesso identico di prima, soltanto che la velocità, invece che 60 km/h, ci mettiamo 110 km/h. In realtà ho usato un procedimento leggermente diverso che fa uso di una sostituzione, cioè ho ricavato t dalla seconda formula come prima, ma invece di ricavare il valore numerico ho sostituito l'espressione v su g al posto della t di volo nella prima equazione. Infatti vediamo che la prima equazione diventa v0t, che non c'è, più un mezzo g, al posto di t ho messo v su g. Quindi la formula finale è delta S uguale V alla seconda su 2G. Questa è la formula che serve per calcolare l'altezza di caduta sapendo la velocità con cui la macchina arriva a terra.